Bene, signori, buongiorno. Mi date un feedback sull'audio, per favore? Buono adesso? Aspetto un vostro feedback. Perfetto, grazie. L'abbiamo sistemato subito. Come vi dicevo, vi do il benvenuto a questa sessione speciale di Market Talk, dedicata a una tecnica operativa, lo spread trading, che sostanzialmente adoro, per usare parole, peraltro, direi più che appropriate. È un modo di intervenire sul mercato, non è una strategia in sé per sé, come può essere quello sulle divergenze. Quindi, sostanzialmente, è un modo di applicare una visione strategica. In buona sostanza, quello che faremo oggi, peraltro, fra pochi minuti c'è un dato importante sulla sterlina, quindi aspettiamo che ci sia e che venga fuori. Quello che faremo oggi è partire dal presupposto di una normale identificazione di un concetto di potenziale ingresso sul mercato. E in questo caso diciamo che io sto concentrando la mia attenzione sulla sterlina che presenta in H4 potenzialmente una bella divergenza ribassista e rispetto a quella che potrebbe essere il modus operandi tradizionale, cioè vado short al breakout della trend line, quindi entro secco sulla sterlina. Oggi facciamo un esempio, abbozziamo un esempio di spread trading cosiddetto attivo sul valutario, ove per attivo si intende la possibilità di avere delle posizioni non in hedging perfetto, diretto e totale, ma come dire alla bisogna. Quindi l'evoluzione del concetto di spread trading, peraltro l'unico modo in cui lo spread trading può avere senso se applicato alle valute, altrimenti la valuta di per sé è già un ratio, è già uno spread, e andare a come dire, come vedremo, a distribuire l'operazione su due assi rappresenterebbe solo come dire, una spesa in termini di commissioni ulteriori. Quindi la ratio di questo modello di applicazione dello spread alle valute, la ratio del concetto di spread trading attivo risiede proprio nella possibilità di portare avanti i due canali dello spread, quello long e quello short, in logica alternativa. Ma fra un po' lo vedremo. Vi dicevo, fra un po' lo vedremo perché neanche a farlo apposta, a parte il fatto che molti di voi stanno entrando in webinar adesso, c'è anche il calendario economico di oggi che ci dice che ci sono i dati sul cable alle 10:30, eccoli qua, sono in uscita, vediamo se la sterlina si muove, ci sono le vendite al dettaglio, poteva potenzialmente essere un dato importante rispetto alle previsioni, uscita in linea sostanzialmente, quindi nulla questo, la sterlina non si muove. Era importante assistere a questo dato prima di appunto iniziare a meccanizzare per poter fare le opportune valutazioni. Dico subito con una semplice slide che spero apprezzerete, che quello che ci apprestiamo a fare è sostanzialmente riassunto da questo schema, cioè cosa intendo oggi realizzare o comunque accennarvi. Tenete presente che poi nella 2 giorni di Milano, del 24 e del 25, lo spread trading verrà fatto soprattutto e anche sulle azioni, quindi su quella che può essere un po' la vocazione più logica. Lo spread trading valutario non ha senso se fatto in maniera tradizionale, può avere un senso e direi che lo ha allorquando viene fatto in dinamica attiva, come se mi permettete mi sono inventato, e di cui vi do oggi un cenno, un abbozzo a livello più che altro logico, perché poi scendere nei dettagli nei pochi minuti che abbiamo a disposizione è davvero problematico, e quindi ne scenderemo nei dettagli nella 2 giorni dedicata allo spread. Sarà un corso praticamente di 16 ore, 2 giornate piene sullo spread trading, a cui, ripeto, vi invito a partecipare. Sappiate che la prima giornata è un open day, quindi è gratuita. Se poi decidete di rimanere con noi anche nelle ore successive, troveremo il modo di accontentarvi. E detto questo, a livello di sintesi operativa, lavoriamo su due strumenti, in questo caso su due valute con un elevato grado di correlazione. L'elevata correlazione fra i due strumenti riduce in maniera proporzionale il rischio, quindi quanto più due strumenti sono correlati, tanto meno rischiosa diventa l'entrata in spread. E nel caso delle valute entreremo in posizione coerentemente con l'identificazione della cosiddetta valuta forte, su cui andremo solo al rialzo,
a discapito di quella debole, identificate prioritariamente, su cui andremo solo al ribasso. Cosa cerchiamo di spiegare come valuta forte e valuta debole? Spieghiamo innanzitutto che sterlina dollaro, il casus belli di oggi, è di per sé uno spread, è un ratio, ossia è la fusione, se preferite, al numeratore della sterlina e del dollaro al denominatore. In buona sostanza, quando guardiamo il grafico di una qualunque valuta, noi è come se partessimo da un punto di partenza comune, il cosiddetto T0, quindi una rilevazione su degli assi cartesiani in cui abbiamo il T0 e poi abbiamo questa coppia che si muove col caso A, che è la valuta sterlina, evidentemente, il caso B, che è la valuta in questo caso del dollaro yen, ad esempio, è il differenziale di scostamento di queste due, di questi due soggetti, di questi due prodotti, crea il grafico dello spread, del ratio, che è quello su cui poi noi ci accingiamo evidentemente ad operare. Quindi in questo caso, evidentemente, da questa schifosissima rappresentazione grafica che vi ho fatto, che chiaramente sarà molto ma molto più bella a Milano, dove abbiamo preparato del materiale didattico di grande qualità, dal punto di vista pratico, evidentemente il grafico in verde che vedete null'altro è che non il grafico di sterlina dollaro ed è quello su cui noi ci accingiamo ad operare, consapevoli del fatto che alla composizione di questo grafico contribuiscono appunto due elementi, l'elemento A che è il cable, la sterlina, e l'elemento B che evidentemente in questo caso è il dollaro. Sappiamo quindi che il grafico è una derivata di due elementi. Allorquando li possiamo analizzare singolarmente, possiamo trarne evidentemente degli spunti operativi. Definito questo concetto di spread e di ratio in real time, peraltro vi ricordo che quando parliamo di valute sono in termini, come dire, sono in termini pratici l'esempio più brillante del concetto di spread, perché al mondo solo sulle valute abbiamo la quotazione in tempo reale di un rapporto di forza, un cosiddetto ratio fra due strumenti. Solo le valute sono già un ratio quotato, scambiato, tradato, che reagisce su supporti, resistenze e altre dinamiche. Quando invece, come faremo a Milano, andiamo a fare spread sulle azioni, evidentemente in quel caso il ratio lo dobbiamo costruire. Quindi andiamo a creare noi una sorta di indice sintetico del rapporto di forza, ad esempio fra Intesa e Unicredit, come vedremo, e in quel caso evidentemente quel ratio lo vediamo solo noi o pochi ed è quindi non soggetto a normali regole di mercato perché in quel caso evidentemente il ratio sarà una nostra rappresentazione interna, personale, privata, non capace di attrarre operatività. Sulle valute invece, allora quando chiaramente si passa in spread trading attivo, e ripeto e ribadisco, più cenni di così a livello teorico non riesco a farne oggi, vi invito davvero a venire a Milano, peraltro Claudio se arrivi alle 10 va benissimo, noi saremo lì che ti aspettiamo, nessun problema. Quindi abbandonata la parte teorica, andiamo a ritornare un po' a quello che è l'asse portante, che si operi in spread trading o meno, la portante decisionale è sempre tradizionale. Io in questo caso vedo una grande area di supporto dinamico sulla sterlina, peraltro mi sembra che anche oggi l'abbia testata brillantemente, quindi sicuramente il mercato rispetta questo supporto. Il grafico è un ratio, quindi il mercato rispetta questo ratio e solo sulle valute può succedere. Contestualmente alla formazione di questo supporto dinamico, come potete notare, la sterlina sta realizzando una potenziale divergenza ribassista. In tecnica PDT tradizionale, quindi senza fare spread trading, dovrei attendere il breakout del supporto dinamico e andare short su sterlina dollaro alla rottura dello stesso. Questo è l'intervento tradizionale, il famoso click sell short che normalmente siete abituati chiaramente a fare. C'è poi un'alternativa che è tradare in spread questa operazione. Tradare in spread questa operazione vuol dire scomporre il grafico di sterlina dollaro in due cosiddetti sottostanti. Sottostante A, un grafico che abbia la sterlina al numeratore, sottostante B, un grafico che abbia il dollaro al denominatore. Perché ricordatevi che parliamo di GBP VS, o meglio, fratto USD. Allora quando, e perdonatemi di essere un po' generico nella definizione del concetto di proprietà delle frazioni, allora quando noi abbiamo scomposto sterlina dollaro in GBP JPY e USD JPY, sostanzialmente abbiamo messo una valuta al rialzo,
quindi in questo caso la sterlina, e una valuta al ribasso, in questo caso il dollaro JPY, e in comune, sempre in forma alternata, abbiamo come componente delle due appunto il JPY. Il JPY è in ambedue i sottostanti, sia in sterlina yen che in dollaro yen. Evidentemente da un lato è comprato, dall'altro è venduto, il che sostanzialmente lo fa scomparire come asset, e questo ci riporta alla fonte, ossia al grafico di sterlina dollaro. Una dimostrazione non teorica ma pratica di questo senso ve la posso fare anche in tempo reale. Se io apro in questo momento un grafico della sterlina e chiaramente non gli sovrappongo nulla, quindi il grafico dei prezzi, e poi utilizzo un indicatore che a me è molto caro, che si chiama spread indicator, per cui vado a chiedere al computer, come mi avete visto fare tantissime volte sulla piattaforma dell'azionario, ad esempio, mi fai per favore la divisione del rapporto di sterlina yen, quindi JBP, PB, JPY, scritto chiaramente esattamente come la piattaforma lo riconosce, penso che ci riesca, e mi fai la frazione, quindi fratto USD JPY underscore SM. Se io chiedo quindi al computer di rappresentarmi graficamente la frazione in tempo reale del prezzo della sterlina yen contro dollaro yen, mi viene fuori un grafico. Il grafico che il computer mi tira fuori, dove è andato a finire? Ho fatto un errore, scusatemi. Ho due monitor che mi è andato a nascondersi da questo lato. Ho scritto bene? Mi sembra di sì, eccolo qua. Se ci fate caso, continuiamo a non esserci. Oh, scusate un attimo, sto scrivendo bene o sto impazzendo? Apparentemente sì, però mi si è capovolto il ratio. È tutto per il GDP sulla destra. Scusate, ripeto l'operazione, eh? Io ho fatto io sicuramente qualche macello. Allora, se io vado a prendere l'indicatore spread indicator e metto al numeratore la sterlina contro yen e al denominatore il dollaro contro yen, otterrò, eccolo qua, un grafico, non mi chiedete perché, ma si era, avevo scritto sterlina in maniera errata sicuramente. Se ci fate caso, ignorando il grafico di sopra, il grafico che ho appena costruito in maniera strumentale sul PC è un grafico. Questo grafico rappresenta che cosa? Identificati i due assi, quello della sterlina e quello del dollaro, mi dice che se questo ratio sale, la sterlina è più forte del dollaro. Quando questo ratio dovesse scendere, il dollaro è più forte della sterlina. Come avrete notato, ho ottenuto questo grafico dividendo in tempo reale le quotazioni di sterlina yen contro dollaro yen. Avrei potuto anche dividere sterlina franco-svizzero contro dollaro franco-svizzero, perché come vi ho detto la terza valuta scompare essendo una in posizione long e una in posizione short, o se preferite secondo la proprietà delle frazioni, che adesso non ho tempo di spiegare. In buona sostanza il grafico che viene fuori è sempre lo stesso. Se io credo un secondo ratio e invece appunto come vi ho appena detto di mettere sterlina yen ci metto sterlina CHF, tutti rimangono sorpresi quando faccio questa dimostrazione, però fra virgolette, il primo sono stato io quando ho iniziato, è ignoranza, nel senso che ignoriamo la proprietà delle frazioni. Il grafico che ne viene fuori, ho fatto di nuovo, l'ho messo chiaramente sullo stesso grafico, è identico. Perché? Perché la terza valuta scompare secondo la proprietà delle frazioni. Ma vi dico di più, non so se riconoscete questo grafico, e adesso espando quello superiore, è il grafico di sterlina dollaro. Quindi al di là del fatto che il grafico superiore sia fatto da barra, ecco ora ve lo metto lineare, è la stessissima cosa. Quindi vi ho dimostrato praticamente, se preferite matematicamente, con un indicatore che costruisce
un ratio che qualunque coppia vado a identificare che divida la sterlina dollaro contro una terza valuta mi darà il grafico di sterlina dollaro, che è la portante, noi la definiamo la portante. Detto ciò, io ho scelto oggi come nostre, come dire, sottostanti sterlina yen contro dollaro yen. Perché? Perché nel momento in cui mi appresto a fare spread aprirò il doppio delle posizioni che apro normalmente, quindi se vado short di sterlina dollaro singolarmente apro solo un'operazione, quando le apro in spread ne apro due. Quindi cerco di andare a fare le coppie di spread utilizzando le valute meno costose in termini di spread stesso. E sicuramente dopo l'euro dollaro, il dollaro yen ad esempio è la valuta meno costosa che esista sul mercato. Quindi se è vero che ho un maggiore dispendio di energie economiche, è pur vero che cerco di limitarlo. Se mi metto a fare sterlina CAD contro dollaro CAD, lo spread di sterlina CAD e dollaro CAD è più elevato, è più ampio e quindi conseguentemente pagherò di più. Allora, partiamo adesso dal presupposto di qual è l'idea iniziale. La nostra idea iniziale è che da qui a X sterlina dollaro possa sfondare questo supporto dinamico e venire verso il basso. Tecnicamente e teoricamente parlando, questa è una definizione operativa che nasce dalla formazione di questa divergenza e quindi il nostro concetto poi di take profit, prese di beneficio e quant'altro si rifarà a normali logiche comportamentali, cioè non cambiamo il nostro modo di lavorare perché stiamo tradando il spread. L'identificazione dell'input iniziale e soprattutto le logiche che poi guideranno la chiusura delle operazioni sono tradizionali. Quindi apro un'operazione long o short perché guardo un grafico e decido di andare long o short. La nostra idea, la nostra ipotesi, è che la sterlina abbia, per chi è arrivato adesso, una grande divergenza ribassista, stia per il momento mantenendosi al di sopra del supporto dinamico, quindi per ora non si innesca, ma l'ipotesi che facciamo è che da qui a X questo supporto venga a cedere e quindi dia il via all'operatività. Vi dico subito, e lo mostrerò a Milano, che noi abbiamo creato un expert che leggendo il grafico della sterlina dà automaticamente l'input ai due grafici all'atere. Perché? Perché sul grafico numero 1, quello di sterlina JPY, andremo evidentemente short, è quello che abbiamo identificato come lato debole, quindi da vendere, e sul grafico numero 2, quello di dollaro JPY, perché ipotizziamo che il ratio vada verso il basso, sarà invece il nostro, come dire, ratio rialzista e quindi andremo a comprare. Ecco, abbiamo creato un software che si chiama Spreadator e che chiaramente sarà di appannaggio dei partecipanti alla nostra due giorni, che automaticamente, piuttosto che agire sul lato A e sul lato B, legge la portante e dà poi l'input ai due sottostanti, il tutto in maniera completamente automatizzata. Non ve lo faccio vedere oggi perché chiaramente è riservato a chi ci impreziosirà l'evento della sua presenza, quindi vi aspettiamo tutti a Milano il 24 ottobre, però oggi ve lo faccio vedere in maniera semi-automatizzata. Allora ricordate sempre una cosa, che il nostro presupposto è di andare short di sterlina dollaro e scomporre questo short in spread. Scomporre lo short in spread vuol dire che vogliamo vendere sterline e comprare dollari. Se succede cosa? Se succede che questo supporto venga evidentemente violato verso il basso. Se non succede, non vogliamo fare nulla. Ci siamo fino a questo punto? Ok, quindi per il momento è solo teoria. Andiamo quindi a fare una ricerca di quale possono essere le logiche di input sui due sottostanti. Se è vero che comanda il grafico della sterlina, è altresì vero che quando la sterlina si muoverà, come potete notare, ricordate la tabellina che ho mostrato all'inizio, due strumenti molto correlati fra di loro. Quanto più sono correlati, tanto meno rischiamo. Beh, fateci caso, guardate il grafico di sterlina dollaro, molto spannometricamente, guardate il grafico di sterlina yen, molto spannometricamente, guardate il grafico di dollaro yen. Teoricamente, o meglio, evidentemente si muovono quasi su un binario parallelo. Ma Pietro, lo dici tu guardando o è proprio così? Se volete, lo sapete, abbiamo anche la possibilità di effettuare il discorso del overlay chart, quindi di vederli uno sull'altro, però mi darete atto che le dinamiche accumulo, distribuzione, accumulo, sono state sostanzialmente quasi identiche. In quel concetto di quasi identico è insito lo spread. Lo spread vuol dire sfruttare quelle piccole fasi di decorrelazione da un percorso parallelo apparentemente, come dire,
inesorabile. Non è vero che viaggiano sempre in parallelo, lo fanno per tanto tempo. Quando questo parallelismo viene abbandonato, si crea la marginalità che per noi è gain, se abbiamo saputo individuare il lato della valuta forte a discapito di quello della valuta debole. Ripeto e ribadisco, faremo 2 giorni di full immersion sullo spread. Capisco che molte cose non vi siano palesemente, immediatamente chiare, me ne rendo conto, ma mettetevi anche nelle mie condizioni, non posso fare un corso spread in mezz'ora. Quindi assumete quanto vedete oggi come uno stimolo a venire poi a Milano, perché a Milano capirete tutto per bene, avrete il materiale per poter rielaborare tranquillamente tutto poi a casa, quando vi fermerete e vi metterete un po' a rivedere di cosa abbiamo parlato. Detto ciò, vado a meccanizzare l'operazione. Basandomi sul presupposto che la dinamica di breakout del supporto dinamico sulla sterlina ancora non ci sia, vado a traslare lo stesso supporto su sterlina yen. Cioè vado a, fra virgolette, rappresentarmi anche su sterlina yen qual è il supporto dinamico violato il quale io voglio andare al ribasso. Quindi inizio, come dire, a caratterizzarmi l'evidenza grafica. Faccio lo stesso lavoro sul dollaro JPY, ossia vado a vedere quel supporto dinamico che per me rimane un po' il baluardo difensivo dell'area long su questo grafico fino a prova contraria. Quindi noterete anche dai colori che sto assegnando che da un lato sono preoccupato del lato short e dall'altro invece sono preoccupato del lato long. A questo punto chi conosce da tempo quello che facciamo. Esatto, sì, Mirko, chiaramente. Normalmente quando vado a lavorare in spread faccio uno studio e una risposta indiretta a Mirko su una dinamica temporale, in questo caso H4, e poi mi diletto ad applicare lo spread su un time frame inferiore. Per una velocità di visiva, per il momento vedete i time frame tutti allineati, giusto? Sappiate però che ora che passiamo all'opera noi scaliamo di un time frame. Questo lo faccio sempre quando faccio spread trading valutario. Quindi dal lato sinistro la portante è in H4, dal lato destro, questo per non avere un eccessivo ritardo di esecuzione, la portante è in H1. Il concetto di ritardo di esecuzione, che oggi vi può sembrare una frase buttata lì, ha un'importanza invece fondamentale nel tipo di spread che andiamo ad approcciare. Perché l'obiettivo di uno spread tradizionale è avere tutte e due le componenti simultaneamente aperte. L'obiettivo invece di uno spread trading alternativo, attivo, come vi sto mostrando e come mi sono inventato, è di andare a lavorare per buona parte del tempo solo con una delle due dinamiche aperte, quindi sfruttare la direzionalità di uno dei due lati dello spread. Per fare un esempio pratico adesso, simulando di essere già entrati in spread trading, che cosa dovrei fare? Dovrei aprire il grafico di JPY e USD JPY. E andare a vedere. Allora, innanzitutto, e anche questa ve la spiegherò più in là, c'è da equilibrare i controvalori delle due valute, perché una cosa è parlare di un lotto di sterlina yen e una cosa è parlare di un lotto di dollaro yen. L'equilibrio fra le due valute, fatto unità 1, ci viene fatto proprio dal ratio. Quindi in questo momento, e anche questa la spiegherò bene a Milano, un lotto di sterlina yen equivale a un lotto punto 28 di dollaro JPY. Proprietà delle frazioni. Vi spiegherò bene tutto in maniera dettagliata. Vuol dire che se voglio entrare in uno spread trading equilibrato passivo, andrò a comprare, a vendere un lotto di sterlina e andrò a comprare un lotto punto 28 di sterlina yen, di dollaro yen. Lo faccio per farvi partire come detta, la cosiddetta simulazione in tempo reale. Quindi vado a vendere un lotto di sterlina yen. Vado a comprare immediatamente un lotto di dollaro yen. Questo è il concetto tradizionale di spread trading. In questo caso, se ho identificato la direzione del mercato, avrò che il ratio si muove nella mia direzione, quindi viene, tra virgolette, verso il basso. Nel venire verso il basso, il lato debole che ho venduto percorrerà più strada di quella che percorre il lato forte che ho comprato. La differenza di percorrenza. La differenza di escursione dei due prezzi genererà lo spread, che è il mio guadagno. Questo nella modalità tradizionale, che ripeto e ribadisco subito, non ha senso nel Forex, perché a quel punto era più logico vendere direttamente sterlina dollaro. Ma è un esempio che vi volevo far vedere. Ok? Quindi è il nostro, come dire, parametro di confronto.
Nello spread trading attivo, viceversa, invece di avere le due componenti che, come vedete, iniziano a fare la guerra fra di loro, ecco, vedete, lo spread va verso di noi e guadagniamo. Perché? Perché il sell, stiamo guadagnando sul lato long contro sell, però se ci fate caso sono in ballo in questo momento 200 e rotti mila euro di controvalore e il saldo del nostro conto si muove davvero pochissimo. Perché? Perché gli strumenti sono molto correlati, uno è al rialzo, l'altro è al ribasso, quindi è difficile che, come dire, scappino via. Però questo ne riduce anche le potenzialità, o comunque, e lo ribadisco, ci va a gravare di alcuni costi sul valutario che non hanno senso. Andiamo a fare invece spread trading attivo e facciamolo con uno degli indicatori ed expert advisor che conoscete tutti, quindi non voglio complicarvi la vita, il cosiddetto super trend. Possiamo fare spread attivo con qualunque expert abbiamo a disposizione. Quindi io lo faccio spesso con CCI, con le Kinashi Smoothed, che peraltro presento oggi pomeriggio in Academy, con il super trend, con le trend line addirittura, che è quello che adoro. Oggi, perché molti di voi conoscono il super trend, lo facciamo in super trend. Quindi ripeto e ribadisco, so bene che l'operazione doveva nascere al breakout del supporto, ma non abbiamo tempo per aspettarlo, magari non si verificherà. Quindi affidiamo le sorti della nostra intuizione di un potenziale ribasso sulla sterlina alle meccanizzazioni sui due sottostanti. Il sottostante A, sterlina yen, verrà meccanizzato al ribasso, il sottostante B verrà meccanizzato al rialzo. Chiaro? Vado quindi a far sparire la portante, perché oramai ce l'abbiamo davanti agli occhi, la conosciamo, e a portare sul mio grafico di sinistra, il primo, quello che voglio vendere, il super trend. Cerco quindi quel super trend che mi vada a creare, come sempre, il discorso di ottimizzazione del super trend, una portante, come dire, con quante meno interruzioni possibili del trend che sto osservando. La ottimizzazione visiva del super trend. Ecco, con un super trend 3,5 nella fattispecie, vi ricordo che nel super trend c'è da ottimizzare sempre perché comprende nel suo calcolo la formula dell'ATR, indicatore di volatilità per eccellenza, e l'ATR è diverso da strumento a strumento. Sicuramente la sterlina yen è molto, ma molto più volatile del dollaro yen, lo diciamo subito. Con un parametro 3,5 ottengo l'effetto di avere un super trend che mi interpreta molto bene il trend attuale, fa dei touch e non inverte, quindi davvero molto sensibile, pare molto calibrato. Fra le altre cose, se ci fate caso, la eventuale violazione ribassista del super trend coinciderebbe anche col breakout della trend line, quindi direi calzante, ok? Evidentemente, allora, quando io adesso do l'input operativo all'expert advisor, dovendo dare al lato sinistro long e short, le operazioni non partiranno perché si trova sul lato long. Sul lato destro invece devo comprare. Trasciniamo quindi il super trend anche sul dollaro JPY, partiamo sempre da quello di default e cerchiamo anche in questo caso un minimo di ottimizzazione visiva. Le cose che non mi piacciono del lato destro, quindi di questo lato, sono sicuramente nel trend attuale questa interruzione e quest'altra. Posso correggerle? Posso scansarle senza risultare poi troppo lento? Vediamo. Tasto destro, super trend proprietà, proviamo a renderlo un po' più lento, 3.5 sicuramente non ci aiuterà, e infatti non ci aiuta. Vediamo un po' se riusciamo a accelerarlo un po', scusatemi, a rallentarlo un po', 4 neanche ce la facciamo, ecco che la volatilità decisamente inferiore di sterlina, di dollaro yen si fa vedere. Ecco, con il super trend 4,5 ottengo un errore che non posso eliminare, perché questo errore non riesco a eliminarlo perché andrei a discapito di un'eccessiva lentezza. Però nel trend che ne segue dopo ottengo un touch qui perfetto, ne ottengo un altro qui perfetto e tutto sommato, diciamo, sto seguendo bene questo movimento. Posso forse accelerarlo un po' cercando di scansare queste shadow senza però ottenere violazione. Con 4,3 ancora ci sto dentro, forse con 4,2 ancora, quindi sto cercando di avvicinarmi quanto più vicino è possibile ai prezzi senza avere interruzioni. Non credo di poter andare oltre perché, come vedete, qui sono veramente al limite del punto di inversione. Quindi apparentemente, se dovessi fidarmi degli ultimi trend che guardo sui grafici, peraltro è lo stesso trend anche a livello di asse temporale, perché se ci fate caso parte il long qui, ottobre,
9 ottobre, parte il long qui, 9 ottobre, quindi sto guardando veramente lo stesso asse operativo. A questo punto io vado a trascinare, con i parametri che ho trovato, il super trend su ambedue i grafici. Vi dico subito che succederà una cosa particolare, perché probabilmente voi che lo conoscete sapete che se trascino sul super trend, sul JPY e programma il mio primo super trend, gli dico di fare solo ribassi, quindi only short, devo attivare le compravendite, scusatemi, quindi vado a fare only short su stellina JPY e come valore di input gli do numero magico, ad esempio 1, trade now true, only short, ricordatevi, parametro super trend 3.5, posso andare a distribuire, come dire, l'ingresso in una o più entità, non userò le trend line. Sapete bene che avrei potuto meccanizzare già un super trend operativo con le trend line. Ah, guarda, facciamolo, visto che non è un corso, vi voglio un po' far venire l'appetito. Grazie ai miei super trend, io posso anche farli lavorare con la trend line. Quindi io che faccio? Mi trovo un super trend, ribaltiamo il ragionamento, che sia già long, che sia già short da un lato, eccolo qua, vedete, stellina yen con il 3.0 già short, e che sia chiaramente già long dall'altro, quindi lavoro con il super trend di base. Vi ho fatto vedere, comunque, non è male, vi ho fatto vedere comunque il concetto di adeguamento del super trend, per adesso ritorniamo a lavorare sul concetto di super trend più trend line, perché nel nostro expert advisor, che sarà a disposizione dei corsisti, evidentemente si può fare. Allora che cosa faccio? Vado sul grafico di sinistra, che è quello che devo solo vendere, e gli dico: carissimo computer, innanzitutto facciamo solo short con un super trend numero magico 1, trade now true. Guardate, sto meccanizzando davvero una ipotesi di lavoro abbinato fra super trend e trend line 3.0 per andare long o short, ma mi attivi le trend line con una tolleranza minima, la cosiddetta trend line go. Vuol dire che da come ho programmato il super trend, lot size 1, stop loss anti default il solito, take profit di fortuna 3 volte lo stop, e gli diamo l'ok. Cosa succede? Assolutamente nulla. Il computer si è messo in ascolto, me lo dimostra il fatto che abbia colorato di giallo la situation, però aspetta che io gli dia la trend line. A questo punto io mi prendo la trend line rossa che abbiamo abilmente disegnato e le do il nome di go down. Go down. Se ci fate caso, questa trend line, eccola qua, ora è diventata viola. Quindi il computer è in eco, è in ascolto. Che cosa vuol dire? Che gli ho detto di avere un doppio filtro operativo. In primis il super trend deve essere rosso, e se io vado un attimino a zoomare noterete che il super trend in questo momento è rosso, quindi direbbe già di vendere la stellina JPY, ma siccome voglio subordinare l'ingresso in posizione alla violazione di un supporto dinamico che mi rappresenta meglio la dinamica rispetto all'algoritmo, voglio un doppio semaforo rosso. Quindi primo semaforo il super trend rosso già ce l'ho, il secondo la rottura della trend line. Quindi evidentemente il sistema è in ascolto, ma per ora non fa nulla. Andiamo sul lato destro, dove dobbiamo programmare al contrario, in only long con la rottura di una trend line rialzista. Andiamo a farlo insieme. Ci prendiamo il grafico di dollaro JPY, gli portiamo il super trend TL Go, lavoriamo col parametro base, perché in questo caso non ci interessa fare i raffinati. Super trend, che in questo caso 3.0, trend line go true. Attivazione con tolleranza minima, entrata un lotto punto, quanto vale in questo momento stellina dollaro? Vale 1.27, 1.28, quindi mentre da un lato uso un lotto, quindi userò 1.28 per avere equivalenza nel controvalore fra due valute chiaramente diverse fra di loro, e darò l'ok. Anche qui si mette in ascolto e diventa giallo, quindi mi computer mi conferma che sta seguendo, ma io qui quando voglio comprare? Voglio comprare sulla forza, quindi mi metterò una linea, ad esempio posso prendere questa, la posso chiamare go up, perché? Perché voglio comprare nel concetto di spread trading attivo solo se il mercato effettivamente me ne dà motivo, quindi solo se breccherò al rialzo la linea viola che avete disegnato avrò il doppio semaforo verde.
perché altrimenti l'avrei già. Quindi dimenticate per un po' questa trend line che non ci interessa. Eccola qua, sto ripulendo. Metteremo una trend line sul top di mercato, la chiameremo Go Up. Lì cambierà il colore a testimonianza che l'ha identificata, guardate, eccola qua. Allora che cosa succede? Ricordatevi il concetto di doppio semaforo che abbiamo inserito nel super trend. Il lato di sinistra si attiverà solo se, dopo avere già il super trend rosso, breccherò anche la trend line. Il lato di destra si attiverà solo perché ho già il super trend verde, ma non ho ancora rotto i massimi di giornata o una trend line ipoteticamente di resistenza. Gli A hanno la faccetta sorridente, quindi tutto funziona. Ok? Chiaro, il sistema è in ascolto. Tant'è che nella libreria abbiamo messo una piccola leggenda e mi dice che ha un trade now true, che ha trovato la linea e sta aspettando. Quindi è tutto a posto ed è tutto pronto ad operare. Questo è spread trading attivo. Qual è la, come dire, la cosa che speriamo si verifichi? Che a differenza dello spread trading passivo, che peraltro sta anche guadagnando, guardate, guadagniamo 105 euro, a differenza dello spread trading passivo, che ha già i due lati aperti, perché ha, come sapete, uno short qui e un long qui, le linee orizzontali che vedete lo testimoniano, nello spread trading attivo la nostra speranza è che, ad esempio, il mercato vuole salire, si attivi il long sul dollaro yen, essendo molto correlati non si attiverà lo short su sterlina yen, o viceversa, il mercato vuole scendere, si attiverà lo short su sterlina yen e probabilmente non si attiverà il long sul dollaro yen. Se ciò avviene, quella che era un'operazione che mantiene comunque una coerenza assoluta nel concetto di spread diventa un'operazione iperperformante, perché evidentemente mentre ora stiamo guadagnando facendo la somma algebrica di due operazioni di cui una va bene e l'altra va male, lo vedete qui sotto, allora quando dovesse succedere il caso B noi avremo magari che solo questa va da un lato, solo questa va dall'altro, quindi non più somma algebrica ma differenziale di rendimento puro. Ricordate sempre però che nel fare questa programmazione ho comunque stretto molto il rischio, perché se è vero che una delle due, ad esempio questa, si mette al ribasso, qualora le cose andassero male, l'altra arriverebbe in copertura abbastanza velocemente. Il concetto di tempestività nel hedgeare le posizioni è fondamentale nello spread. Cioè, se io permetto al mercato di scapparmi via perché voglio fare un'operazione in cui voglio avere un rischio tutto sbilanciato su un lato, è inutile che faccio lo spread. Vado direttamente in operatività tradizionale. Chiudo facendovi vedere un altro giocattolino. Dopodiché questa piattaforma la lasciamo al lavoro e magari ne riparliamo fra qualche giorno, se ci riesco, perché non l'ho montata sul server, quindi spero di non spegnerla inavvertitamente. Vi faccio vedere anche un altro concetto di spread, come dire, molto ma molto dinamico. In questo caso addirittura, premesso che ho un'idea su dove potrebbe e dovrebbe andare il mercato, lascio al mercato lo sviluppo dell'idea stessa. Direte voi, che sta dicendo Pietro? E adesso ve lo faccio vedere, perché lo spread è una cosa fantastica. Chiunque voglia fare trading e non conosca lo spread è come se sta, come dire, vedendo un film, sapendo di andare via un giallo, sapendo di andare via mezz'ora prima, e quindi non saprà mai se il maggiordomo era o meno l'assassino. Cioè, se andate a vedere un film di Alfred Hitchcock, non solo lo dovete vedere tutto, ma probabilmente vi costringerà a rimanere e a rivedere almeno la prima mezz'ora per comprendere. Ecco, lo spread è la stessa cosa. Chi fa trading e non conosce la tecnica dello spread, non la fa sua, è un trader molto ma molto, come dire, incompleto a mio parere. Lo dico perché io mi sono completato con lo spread circa 3-4 anni fa, dopo 30 anni, quindi vi consiglio di farlo. Vi lascio con un giochino in buona sostanza, cioè, e se io, vi ricordate che la portante è sempre la sterlina, no? Che come vedete per ora non ci dà ragione, sta salendo, non sta scendendo, eppure guadagniamo potenza dello spread. Perché potenza dello spread, che vi spiegherò, non è casuale, non è casuale. Lo spread trading ti fa questi regali. Noi abbiamo detto che vogliamo andare short di sterlina dollaro, noi siamo short di sterlina dollaro perché abbiamo venduto questa e comprato quest'altra, eppure guadagniamo. Questa è la potenza dello spread, che saprò spiegarvi e giustificarvi in maniera più dettagliata. Adesso facciamo un ragionamento. Ipotizziamo che io non sappia se la stellina vuole salire o scendere e demando al computer l'onere di sbilanciarmi.
Come faccio? Beh, io a volte lo faccio. Onestamente, allora, quando dovessi essere in tempo reale sulla piattaforma e rendermi conto che qui c'è un touch importante, faccio un lavoro di questo tipo. Monto delle griglie operative. Cioè dico al computer, secondo me sfonda a ribasso. Se invece va a rialzo, voglio guadagnare lo stesso, perché alla fine l'obiettivo ultimo è quello. A questo punto io prendo un piccolo programma con cui passo degli ordini all'operatore, su cui posso evidentemente andare a scegliere il lato da servire o da comprare. In questo caso lo lascerò open, spiegherò poi a Milano cosa intendevo dire con questa operazione. Vado sul grafico di sterlina yen e dico: voglio accumularmi in spread solo al ribasso, voglio dividere il mio ingresso in 10 entrate da 0,10 a una distanza cada una di 3 pips. Il computer automaticamente che cosa mi fa? Ricordatevi, sterlina yen è il lato che voglio vendere. Se scende, non lo voglio vendere se non scende. E in questo caso che cosa sto chiedendo al computer? Voglio arrivare a un lotto di accumulazione, perché 10 operazioni da 0,10 una farà un lotto, ma voglio distribuire queste operazioni ogni 3 pips, quindi in 30 pip di mercato. Chiaro? Carina questa cosa. Guardate, eccolo qua. Il computer ha automaticamente, lo vedete meglio in H1, passato come ordini pendenti al mio broker 10 operazioni di sell short. Dall'altro lato però mi devo coprire, perché se invece che scendere il mercato sale, io non sono in spread, vedete che sta iniziando a servire. Vado quindi sullo stesso grafico di destra, in questo caso voglio andare solo al rialzo, perché è il lato che voglio comprare, anche una volta lotti 0,1 no, perché abbiamo detto che l'equivalenza è 1 a 1,28, quindi 0,13 per arrotondamento, anche in questo caso distanza 7, 3 pips. Mi verrà creata una griglia solo a comprare. Eccovi un concetto di spread trading attivo applicato chiaramente in maniera. Sostanzialmente quello che mi aspetto che possa succedere è questo. Se ho ragione, mi verranno vendute tutte le 10 posizioni di sterlina yen e non me ne verrà comprata nessuna a rialzo di dollaro yen. Perché qui voglio comprare e qui voglio vendere. Se ho torto, mi verranno comprate tutte le posizioni di dollaro yen e probabilmente non mi venderà quelle di sterlina yen. Se il mercato è incerto, mi sistemerà sia le une che le altre e mi troverò in spread trading tradizionale. La profondità della costruzione della leva completa che alloco sullo spread è chiaramente una forma di sensibilità dell'operatore. Sono io a decidere quanti gradini avere, che profondità di azione avere. Il computer poi si limiterà ad eseguire. Quindi vi ho fatto vedere già, come dire, 3 logiche portanti dello spread. Adesso non voglio rivelarvi ancora troppi segreti. A parte gli scherzi, non è possibile, vi creerei solo confusione. In buona sostanza però, posto che il mercato ha chiaramente la necessità di essere letto, e quindi io devo scegliere, come sempre dico, e lo ribadisco, il cosiddetto lato da tradare, long o short che sia, non mi piace chi lavora in bidirezionale, ho a disposizione lo spread trading come, potenziale miglioramento del rapporto rischio-rendimento con cui partono le mie operazioni. Posso avere dei benefici. Sicuramente mi aiuta, sicuramente mi dà dei benefici, sicuramente mi va a, creare un equity line meno nervosa, perché il concetto di hedging o di protezione è insito nel concetto di spread trading, ha un solo handicap, va compreso come il signore comanda, bisogna iniziare a guardare i grafici e saper leggere il concetto di spread rapidamente, non si può improvvisare. Seconda cosa, comporta una concentrazione nell'applicazione. È una tecnica apparentemente complessa e va applicata per quello che promette. Promette grandi soddisfazioni, comporta grande concentrazione, perché prima di far partire un'operazione, come avete visto, la dovete studiare. La trado in questo modo, la trado in quest'altro, la faccio dinamica, la faccio attiva, la faccio passiva. Non è una tecnica con cui, come fate oggi, divergenza, vai short, clicca, fatta, metti lo stop e vai col target. No, non è così. Lo spread comporta una grandissima concentrazione dalla parte dell'operatore, ma in cambio gli regala una serenità nell'evoluzione che nessun altro modello di ingresso sul mercato può garantire.
Se fosse possibile ad un neofita, e lo dico spesso nelle mie sessioni di coaching, consiglierei la tecnica dello spread come tecnica con cui iniziare. Voi mi direte, ma hai detto che è molto complessa. Lo confermo, ma una volta appresa è la migliore in assoluto, perché vi crea una situazione di comfort psicologico straordinario. Ci sono poi delle derivazioni, direi quasi delle distorsioni, di alcuni che vogliono usare lo spread per catturare diciamo, le valute swap paganti. Ecco, questo direi assolutamente di no, non è la logica con cui io faccio spread. Io vi invito, mi permetto di insinuarvi il ragionevole dubbio che da oggi in poi nella vostra piattaforma ci sia un terzo pulsante. I primi due già li conoscete, buy long, sell short. Il terzo da oggi in poi diventa vado in spread. Quindi un terzo pulsante virtuale sulla vostra piattaforma che vi posso garantire vi può dare delle enormi soddisfazioni. Io faccio trading da 30 anni, non ho più probabilmente quella voglia, quella capacità, prima di fare un'operazione, di andarla a concertare, a studiare in maniera così approfondita come lo spread comporta. Ma per chi ha questa voglia, questo tempo, questa capacità di stare sul pezzo, spread trading tecnica number one in assoluto. Soprattutto perché ho saputo, come dire, personalizzarla, sganciarla da visioni tradizionali, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e questo concetto di spread e riuscire a trasferirlo, il concetto di spread trading attivo, è straordinario nelle sue potenzialità e si abbina a un prodotto già straordinario di per sé, che è lo spread trading in generale. Con questo, per me, per quanto mi riguarda, è tutto. Nella chat mi sono permesso di scrivervi di nuovo e vi invito davvero a essere presenti il 24 ottobre a Milano. Faremo un open day sullo spread trading, come vedete sempre tradato in abbinamento alle divergenze. Quale migliore occasione per usufruire gratuitamente di sessione formativa di altissima qualità? Perché lo sarà, perché io quando parlo di spread mi si illuminano gli occhi, quindi sapete che sono, mi dite spesso che sono bravo a spiegare. Immaginate vedermi spiegare qualcosa che mi piace fare, che mi piacerebbe tradare ogni minuto. Bene, secondo me ne vale assolutamente la pena. Venite a trovarmi il 24 ottobre a Milano. Mi ricordo e vi ricordo che ci sarà anche il Toll Expo, quindi dal punto di vista pratico potete approfittare per fare un salto in ambedue le iniziative, come giusto che sia, e dopodiché la palla passa a voi. Io più che cercare di trasferirvi la potenza di questo prodotto non posso fare. Vi dico anche che lo spread si fa benissimo sulle azioni, ma bene, bene, bene. Però il tempo a disposizione è finito. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di giornata. Vi ricordo che oggi pomeriggio faremo live trading con le Kinashi durante la sezione numero 5, se non ricordo male, della Purple Trading Academy. Ancora live trading con un nuovo indicatore e un nuovo expert, e vi aspetto alle 16:30 collegati in diretta. Considerate seriamente di venirmi a trovare il 24 ottobre a Milano, Hotel Turing, vicino alla stazione centrale. Ciao a tutti.